Andiamo in Austria, guardiamo già all'inizio della stagione di sci, anzi lo anticipiamo di una settimana. Saremo a Sölden sabato prossimo, dove ripartirà Marta Bassino e dove ci saranno anche delle novità con tanta nuova tecnologia ad aiutare gli sciatori che guardano poi all'Olimpiade di Pechino. Allora, è già pronto per raccontarmi di questa novità Andrea Lazzaro, che è il fondatore di un'app che può rivoluzionare lo sci, ma non solo. Sporter. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, mi racconti intanto Andrea, quando nasce l'idea di questa applicazione e che cos'è, come funziona, se vale solo per gli atleti professionisti o anche per lo sciatore della domenica? Sì, allora l'idea di OneSporter fondamentalmente ha preso forma proprio facendo l'allenatore negli ultimi anni, l'allenatore di sci alpino, quindi confrontandomi anche con tecnici più esperti di me sulla metodologia del lavoro, sul campo, diciamo, della gestione degli atleti. Poi in maniera vera e propria, diciamo che l'app è stata costruita e testata nella stagione 2019 ed è utilizzabile ufficialmente da ottobre 2020. È un'applicazione, una piattaforma web che permette veramente di superare questo gap, come dicevi un po' tu prima, digitale, dello sport agonistico, integrando un monitoraggio completo dell'atleta e il feedback del coach in maniera tale da avere una raccolta dati sempre più reale, dettagliata e automatizzata. Rispondendoti alla domanda se è per tutti o per gli agonisti, in questo momento ecco, OneSporter è un'app che è assolutamente fatta per un mondo agonistico, quindi è utilizzata da molti sci club, è utilizzata da federazioni sia in Italia ma anche in tutto il mondo, come la Federazione del Canada Snowboard, di cui siamo molto orgogliosi di essere partner, e dalle federazioni anche estere, straniere, diciamo sci club in Polonia, in Austria e anche in Croazia. L'app può essere utilizzata con atleti di tutte le età, partendo dai più giovani fino, diciamo così, alle categorie di elite. Alcuni di questi atleti che sono nostri ambassador faranno anche parte della prima Coppa del Mondo, come ricordavi tu prima, a Sölden, come ad esempio Andrei Drukarov, giovane atleta lituano di altissimo valore. Inoltre abbiamo con noi atleti come Mattia Cassi e Lara Della Mea, che sono atleti che non hanno bisogno di presentazioni e anche loro utilizzano OneSporter, sono nostri ambassador. Atleti come Mara Martini, campionessa dello sci alpinismo, e Lucia Dalmasso, giovane atleta dello snowboard, che è oltre appunto a giovani talenti degli sport invernali in questo momento sulle categorie minori, diciamo, ecco. Quindi questo è un po' il target degli atleti di OneSporter. Mentre tu parlavi, vedevamo proprio come funziona questa applicazione, riportando praticamente ogni singolo dato che poi può essere intersecato con tutti i tipi di allenamento, con tutti i numeri, le percentuali che ci sono e che arriva a tutto il team. Pensiamo ad esempio quando un team formato da più allenatori oppure dal fisioterapista o lo ski man non sono tutti nello stesso posto, diventa fondamentale, no? Questo tipo di connessione a 360 gradi. Mi viene in mente che può essere ancora di più in vista di Pechino, proprio perché non c'è stata la possibilità di provare le piste per gli atleti prima della prossima Olimpiade. Allora avere sempre più dati a disposizione su se stessi può servire in un certo senso a colmare questo gap? Esatto, hai toccato proprio un punto fondamentale, che è quello di mettere diciamo così all'integrazione i dati sia dell'atleta ma di tutti i coach che fanno parte del team dell'atleta, quindi dal mental coach al preparatore atletico all'allenatore dello sport specifico. Quindi sì, in vista di Pechino direi che per gli atleti con cui abbiamo parlato e per i nostri ambassador è molto importante, perché raccogliere i propri dati come atleta da un lato e come coach dall'altro dà veramente una storicità e dà la possibilità di poter prendere decisioni migliori e più efficienti sui training futuri, possiamo dire. Quindi detto questo, sicuramente ancora di più in una stagione come questa, OneSporter è importante per far capire all'atleta e ai suoi allenatori che gli stanno attorno, il suo team di allenatori, quindi condividendo i dati, se i programmi di lavoro che stanno svolgendo sono corretti e soprattutto, come dicevi anche tu prima, per monitorare al 100% gli allenamenti sia tecnici che specifici su ogni tipo di abilità che voglio sviluppare con i miei atleti, ovviamente, e il loro stato di forma
al fine soprattutto, ecco, di portare a casa qualche medaglia e di arrivare a Pechino pronti per spingere al massimo. Orizzonte olimpico, allora, nuovi orizzonti, altri sport con questi elementi possono essere abbinati? Sì, possono essere abbinati, ma siamo veramente stati, diciamo, ricercati negli ultimi mesi, quando si è un po' fatta notare One Sport nel mondo degli sport invernali, e abbiamo avuto richieste da più sport, in quanto anche i coach di altre discipline sentono veramente la stessa esigenza che abbiamo sentito noi negli sport invernali, e siamo già pronti con una versione dell'app sul nuoto, sul triathlon e su alcune discipline dell'atletica. E anche sugli sport del ghiaccio, quindi stiamo per uscire anche un po' dal nostro target primario, che è quello degli sport invernali, ma lo stiamo sempre facendo andando a ricercare tecnici di altissimo livello per avere un'app che possa essere per ogni età e per ogni caratteristica giusta, corretta e in linea con lo sviluppo dell'atleta. Buon lavoro allora, Andrea, grazie per averci presentato questa novità.